Baku ha ragione, oggi sei un po' distratta. Uffa. L'ho presa! L'ho presa prima che cadesse nell'acqua! Adesso ve la riporto, ma state più attenti nel tirare la palla. Wow, che bello! Sembri proprio un cerbiatto vero. Ehi, Bibi! Bibi! Ragazzi, venite a vedere che bel cerbiatto ha dipinto il pittore. È stato bravo, sembra quasi vivo da quanto è bello. E va bene, dove si trova questo cerbiatto? Al di là del fiume, sulla riva. Però è davvero strano, perché c'è il quadro, ma non c'è nessun pittore. Boh. Come mai il quadro è sulla riva? Magari lo ha dimenticato. Ne dipinge così tanti che uno lo ha messo sulla riva. Forse l'ha lasciato per farlo asciugare. Sì, certo. Potrebbe essere caduto nel fiume e adesso sta lì a sgocciolare. Non vedo l'ora di vedere questo quadro. Ma quella è una mucca, non è mica un cerbiatto. Però sembra una mucca vera. Ma io prima l'ho visto, nel quadro c'era un cerbiatto. Sì, ma adesso io vedo una mucca. Magari il pittore ha portato via il quadro con il cerbiatto che era asciutto e ha messo lì quello con la mucca ancora bagnata. Sì, forse hai ragione tu, vedo delle gocce. A questo punto non ci capisco più niente, perché il pittore non l'ha asciugato con l'asciugamano? È semplice, perché un quadro si asciuga da solo. Si lascia lì e lui si asciuga. Ma mi vuoi dire come fa ad asciugarsi da solo se non ha le mani? Guarda, guarda bene, quel quadro non ha nessuna mano. È vero, ma adesso non ha neanche più la mucca. Eppure il quadro è ancora lì. Dove è andata a finire la mucca? Secondo me si è scollata. Sai, come i francipolli. Volevi dire francobolli? Ma certo, che cosa ho detto io? No, secondo me il pittore ha portato via quello con la mucca e poi ha messo qui una tela nuova che deve ancora dipingere. E se invece quella fosse la porta del pianeta Marte, da dove uno esce da Marte e entra qui, anche noi potremmo entrare e uscire da Marte tutte le volte che vogliamo. Per scoprirlo bisogna trovare qualcosa per attraversare il fiume. Non devi preoccuparti, Baku. Devo soltanto trasformarmi in un traghetto. Ma prima di trasformarmi, mi serve un po' di energia di fragola che purtroppo è dentro il frigorifero di casa mia. Andiamo io e Bina a prenderla. Ma tu devi restare qui a curare il quadro per vedere cosa succede. E magari potrebbe tornare il pittore. Sì, d'accordo, come volete. Quella porta non mi convince. Se arrivano i marziani, so io cosa fare. Ecco qua la tua energia e la fragola, Blob. È davvero la porta di Marte, ragazzi. Prima sono arrivati i marziani con un sommozzatore. Poi c'era anche il sommergibile corazzato. Sono usciti proprio da quella porta. Ne sei sicuro, Blob? Sicurissimo. Guarda, è appena arrivato un altro marziano volante. Ti sbagli, quello è un pavone, Blob. La mia maestra dice che tutte le volte che fa la ruota con le penne della sua coda si possono vedere tanti occhi. È vero, li vedo! Che meraviglia! Sì, però un pavone dipinto non può fare la ruota. Devo subito andare dal saggio blu. Veniamo con te. Non devi aver paura, Baku. Quello che hai visto è un ritaglio della realtà, che racchiude soltanto un pezzettino del tuo mondo, isolandolo da tutto ciò che lo circonda. Anche se non ho capito assolutamente niente di quello che ha detto il saggio blu, mi è piaciuto tanto. Siamo arrivati! Avanti, tutti a terra! Ma qui c'è soltanto la cornice. Guardate, Bibi, non era un quadro, ma il sentiero che va alla collina. Fammi vedere! Allora non è nemmeno la porta del pianeta Marte. No, è soltanto una cornice che il povero pittore deve aver perso. Ma io so dove abita. Beh, allora riportiamogliela, perché sono più che sicuro che la stia cercando. Io sono un po' stanca, ci fermiamo. Mi siedo qui. E va bene, riposiamoci. Guardate, nel quadro ci sono gli uccellini che volano. E adesso anche le foglie. Sembra che ballino, sono delle danzatrici.
Ragazzi, questo spettacolo è bellissimo! Quello che c'è dentro è lo stesso di quello che c'è fuori, ma nella cornice sembra tutto molto più bello! Già, è come guardare i cartoni animati alla televisione! Yeah.